Il programma è offerto da Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Appassionati di Palermo Calcio, bentrovati da Giovanni Mazzola per il secondo appuntamento quotidiano di martedì 8 settembre di Fiorugia Rosanero Estate, il nostro approfondimento dedicato al Palermo Calcio e non solo. Stamattina ricca rassegna stampa che abbiamo dedicato non solo al Palermo ma anche Catania, Trapani e l'ITF Città di Palermo, di cui torneremo a parlare anche nella puntata di oggi. Partiamo subito perché sono tre i temi principali che affronteremo in questa puntata. Il primo legato alla Serie C, ve l'avevamo detto stamattina, avremmo parlato del rischio slittamento dell'inizio del campionato che è sempre più concreto, si fa sempre più probabile l'inizio della Serie C slittato oltre il 27 di settembre. C'è un doppio pericolo, ma lo vedremo adesso, poi andremo a sentire le parole di Alberto Pelagotti. Seconda parte che invece dedicheremo alla lettera, questo lo andrà a vedere successivamente la grafica con il possibile girone C, e rientriamo per ora in studio. Seconda parte che invece dedicheremo alla lettera di Giorgio Heller sul Trapani Calcio e infine all'ITF Città di Palermo. Partiamo con la Serie C perché vi abbiamo detto il rischio è concreto che si possa partire oltre il 27 settembre, anzi che non si parta il 27 settembre, perché la notizia è stata lanciata ieri dai colleghi di tutto Serie D ed è relativa alla vicenda Bitonto-Picerno e alla presunta Combin, un procedimento che ha già visto il primo grado di giudizio qualche giorno fa con la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha condannato sia il Picerno che il Bitonto praticamente a non giocare al prossimo campionato, il Picerno con la retrocessione diretta dallo scorso campionato, il Bitonto con una penalizzazione di punti che porta in questo momento il Foggia a essere la squadra promossa nel girone C di Serie C 2020-2021. Ieri era in programma il secondo grado di appello, il secondo grado di giudizio, scusate, l'appello, con una piccola leggerezza che è stata fatta dalla FIGC, perché è stato sbagliato il procedimento, invece di adottare il rito abbreviato è stato adottato il classico rito, ciò che significa che la discussione di questo tema non è stata fatta già ieri, dove magari si poteva attendere tra ieri e oggi la sentenza, bensì la discussione è stata programmata non prima del 16 di settembre, con ritardi inevitabilmente anche sulla sentenza. Già questo basta per dire che il 27 settembre c'è il rischio che il campionato possa non partire.
Perché c'è poi anche il terzo grado di giudizio e tutto ciò slitterebbe automaticamente a ottobre inoltrato, perché si può ricorrere al collegio di garanzia del CONI entro 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza di secondo grado. Adesso la questione riguarda sia il campionato di Serie C che il campionato di Serie D, perché come possiamo vedere dalla grafica che abbiamo già visto in precedenza, ad oggi il girone C di Serie C è questo. Ormai non ci sono più dubbi che verrà formato da queste formazioni, ma c'è il doppio dubbio: Bitonto Foggia, Picerno Bisceglie. Ecco, possiamo rientrare perché il dubbio riguarda quali squadre giocheranno in Serie C e quali squadre giocheranno in Serie D, quindi blocca non solo un campionato questa vicenda, bensì due, sia la Serie C che i dilettanti. È un problema che sicuramente va risolto, ma che ormai fatto il danno è difficile riuscire a mettere una toppa. Quindi il 27 settembre il rischio è concreto che il campionato di Serie C possa non cominciare, anche perché ricordiamo il 10 di settembre, cioè tra due giorni, era già in programma la pubblicazione, il sorteggio dei calendari al Salone d'Onore del CONI, addirittura anche in diretta televisiva su Rai Sport in fascia preserale, ma tutto questo è slittato a data da destinarsi. C'è un grande punto interrogativo sia sui calendari che sui gironi, che ancora ufficialmente noi abbiamo fatto vedere quello che è praticamente al 99% il girone, l'1% riguarda il dubbio tra Foggia e Bitonto, ripetiamo, e Bisceglie e Picerno. C'è un altro dubbio però, c'è un altro problema che pende sui gironi e sulla Serie C, che riguarda lo stato di agitazione che è stato proclamato 4 giorni fa dall'asso calciatori, proclamato in merito alla vicenda delle liste chiuse a 22 in questa stagione di Serie C. L'asso calciatori chiede l'abolizione o comunque l'aumento del numero di giocatori in lista, e si sono detti pronti a scioperare nella prima giornata di campionato. Quindi il ritardo sul ritardo, possiamo così dire. È una situazione sicuramente che Ghirelli dovrà cercare di gestire, una patata bollente per la Lega Pro da tutti e due i fronti. Come inizio non c'è male, dobbiamo dire, perché i campionati partono subito con delle problematiche pesanti da valutare, anche se in questo caso la Lega Pro o la Serie D, la LND, decideranno di far iniziare magari gli altri gironi oppure bloccare tutto in attesa che comunque il girone C e la Serie D, in questo caso il girone meridionale, pardon, con Sicilia, Calabria, alcune squadre campane, e il girone delle pugliesi, quindi gironi H e I, venissero bloccati. Insomma, una situazione di grande confusione per tutte le formazioni che devono giocare il campionato. Parlavamo però dello sciopero dell'asso calciatori, il possibile sciopero. Ne ha parlato oggi Alberto Pelagotti, il portiere del Palermo, che è intervenuto ai microfoni dei colleghi presenti in ritiro a Pedralia Sottana. Questo e non solo i temi trattati dal numero uno del Palermo. Andiamo quindi a vedere l'intervista, ringraziando i colleghi di I Love Palermo Calcio per il video che ci hanno fornito. Sì, ciao. Buongiorno. Ciao Alberto, senti, partiamo un po' da questo tuo inizio di ritiro. Insomma, non sei potuto essere molto protagonista in campo, un infortunio, ti chiediamo le condizioni e come evolve la situazione. Beh, le condizioni sto bene, sto aspettando di rientrare in campo, insomma il lavoro procede quotidianamente alla grande, e purtroppo l'infortunio è stato un pochino più serio del previsto, quindi insomma non lo so, magari dovrei essere pronto per la prossima settimana, però insomma già sto lavorando col prof e con i massaggiatori, quindi siamo agli sgoccioli. Quanto può incidere il fatto che insomma non sei potuto essere col gruppo a essere nel vivo del lavoro con il resto dei compagni? Ovviamente mi mancherà un po' di concetti del mister, però insomma già li conoscevo perché avevamo già lavorato insieme. Poi per quanto riguarda la condizione fisica non molto, perché ho lavorato tutta l'estate, quindi non mi sono mai fermato, anzi da quando c'è stato il problema del coronavirus diciamo che non mi sono mai fermato neanche un giorno, quindi magari questi 10 giorni mi sono serviti per ricaricarmi mentalmente.
partire, è arrivata la brutta notizia di Martinelli, abbiamo letto il tuo messaggio sui social. Quanto mancherà alla squadra, Alessandro? Tanto, a me mancherà personalmente come persona, come amico, ma penso soprattutto che insomma è stata una notizia per noi devastante, la sua presenza era fondamentale, però purtroppo la vita è fatta così, quindi dobbiamo cercare insomma di prendere il meglio anche da questa situazione, anche se di positivo ce n'è ben poco, però insomma per noi Ale era un amico, una persona importantissima, quindi ci mancherà tantissimo. Volevo un giudizio sui ragazzi, ovviamente i portieri che si stanno allenando con te, tu conosci chiaramente Fallani, gli altri due ragazzi, insomma come si stanno allenando, anche se sono giovanissimi? Purtroppo ho avuto la sfortuna insomma di vedere poco, però parlo quotidianamente con l'allenatore dei portieri, quindi ogni tanto mi fermo a vedere l'allenamento, sono dei ragazzi validi, hanno voglia, si mettono a disposizione del gruppo, quindi insomma sicuramente saranno utili alla causa. Fallani si è presentato benissimo, sta bene, quindi insomma siamo un bel gruppo. A distanza di un anno, come vedi il presidente Mirri? È un presidente diverso magari rispetto a quelli che erano in passato? Lo vedo sempre alla stessa maniera, motivato, con tantissima carica, ha voglia di riportare il Palermo nelle categorie dove contano, è una persona straordinaria sotto tutti gli aspetti, quindi c'è poco da dire, è sempre lo stesso presidente con la sua immensa bontà e con la sua voglia di portare un sorriso alla città. Il fatto che abbia detto che la B può essere anche raggiunta in 2 anni può in qualche modo incidere sulle motivazioni, oppure voi vi sentite carichi per tentare il salto anche quest'anno? Diciamo che l'anno scorso avevamo l'obbligo di vincere, quest'anno questa parola non l'usiamo, però io dentro di me personalmente il mio obiettivo è quello di vincere il campionato, c'è poco da dire, cioè, poi ovviamente la società ha detto che il progetto sarà improntato sui 2 anni, però personalmente noi vogliamo andare in campo per cercare di vincere tutte le partite. Tu la Serie C la conosci bene, l'hai fatta, hai fatto anche i playoff con l'Arezzo, che tipo di campionato ti aspetti e come vedi che sta crescendo questo gruppo in questa prospettiva? È un campionato tosto, duro, fisico sotto tutti gli aspetti, caratteriale, mentale, è un campionato rognoso, diciamo che tra virgolette mi trovo meglio a giocare in A o in B paradossalmente che in Serie C. Però è un campionato dove devi partire bene, dove non devi lasciare mai niente al caso. E sicuramente insomma, abbiamo preso un allenatore che ha esperienza da vendere sotto questo aspetto, quindi secondo me abbiamo tutte le carte per fare bene. Lo Scaglia lo conosci perché l'hai avuto a Brescia. Lo vedi cambiato rispetto a prima o è sempre lo stesso? Per ora sul campo ho lavorato poco, però lo vedo sempre nella stessa maniera, molto più evoluto insomma, diciamo, perché probabilmente con la sua avrà fatto tantissime esperienze e quindi è migliorato ancora. Sicuramente se hanno preso lui vuol dire che gli obiettivi sono importanti, perché è un allenatore vincente, un allenatore che sa quello che vuole e quindi c'è poco da dire. Cosa ha portato? Che tipologia di lavoro ha portato Boscaglia? Il suo lavoro è sempre fondato su basi molto solide, molto caratteriali, gioca bene, quindi ha portato tante idee, ha portato una squadra motivata, sono cose fondamentali alla fine, quindi è un allenatore completo sotto tutti gli aspetti. Sei il referente della squadra per la selezione calciatori, diciamo quello che porta l'essenza del termine. In questi giorni si è parlato della polemica e comunque dello stato di agitazione per le liste bloccate. Comunque questa lista bloccata è un provvedimento che a Palermo porta una penalità in più, diciamo. Cioè, come la vedete voi lato Palermo e che cosa hai detto all'associazione, diciamo, come istanza parlando del Palermo? Ovviamente non prendo mai decisioni da solo, quindi prima mi confronto col direttore, poi col capitano, con Mario, quindi abbiamo parlato, insomma, la nostra idea è quella di cercare insomma, di rimettere le liste a 25 perlomeno, cioè, proveremo a far questo, anche perché ovviamente è un discorso che va a pro di tutti, non solo del Palermo ma a pro di tutte le squadre, e soprattutto mi vengono a mente qualche mio compagno che è a casa magari senza squadra e non può firmare a causa di questa cosa qui,
Quindi insomma la società è dello stesso parere, quindi speriamo veramente che di non arrivare allo sciopero, però speriamo veramente che si possa fare qualcosa sotto questo ambito. Altre domande? Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie a voi. Rieccoci dopo le parole di Alberto Peragotti, tanti spunti interessanti dalle sue parole su tutto quello relativo all'obiettivo del campionato. Lo scorso anno il Palermo era obbligato a vincere, quest'anno non è un imperativo, ma il Palermo comunque scenderà in campo per cercare di vincere tutte le partite, lo ha detto il numero uno rosanero, che da settimana prossima dovrebbe tornare a giocare, ad allenarsi con il resto della squadra. Per giocare ci sarà ancora tempo. Intanto noi ci prendiamo una piccola pausa, restate con noi per la seconda parte di Fierouge Rosanero, è proprio una brevissima pausa, poi torneremo qui dagli studi di Fierouge TV. Restate con noi. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. E rieccoci con la seconda parte di Fierouge Rosanero Estate. Ve l'abbiamo detto nella presentazione della puntata che avremmo parlato di Trapani Calcio. C'è una lettera che ha mandato questa mattina una nota alla stampa a Giorgio Heller. Abbiamo detto poteva essere uno dei potenziali acquirenti, ha deciso di fare un passo indietro. Vi leggiamo la sua lettera. Alla luce dell'importante iniziativa del comitato C'è chi ama, chi il Trapani lo ama, ritengo di dover effettuare un passo indietro e di soprassedere all'invito del sindaco Tranchida a presenziare all'incontro per discutere dell'eventuale cessione del Trapani Calcio, ritirando con ciò definitivamente ogni mia offerta e potenziale interesse. Mai contrapporrei una mia offerta ad un gruppo trapanese legittimo interlocutore dell'attuale proprietà, rimanendo comunque a disposizione per quanto possa occorrere. Auguro alla città di Trapani, al Trapani Calcio, di uscire al più presto da questa difficilissima fase con l'aiuto degli stessi trapanesi che tanto tengono a cuore le sorti del loro club e a far risplendere il vessillo Granata. Ogni commento è superfluo perché ne abbiamo già parlato abbondantemente stamattina, quella del Trapani è una situazione difficile, a tratti surreale. La speranza è che comunque si possa risolvere tutto al più presto. Comunque nei prossimi giorni vi informeremo con tutte le novità. Passando all'ITF Città di Palermo, si è chiuso questa mattina il primo turno sia al maschile che al femminile del tabellone principale sui campi del TC Palermo in Viale del Fante. Andiamo a vedere il servizio, ringraziando il collega dell'ufficio stampa del torneo Giuseppe Urso con le interviste al direttore del torneo Alessandro Chimirri e alle giocatrici Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone. Da parte mia di tutto il circolo esprimiamo grandissima soddisfazione per essere riusciti in un anno così particolare a mettere in piedi una manifestazione arrivata alla sua sesta edizione che per noi comunque vanta un prestigio e ancora una volta abbiamo, penso, dimostrato la voglia di fare giocare e di mettere in campo tante forti giovani racchette. Abbiamo l'onore di ospitare qui sui nostri campi per il torneo quasi tutti i migliori under 16, sia a livello maschile che femminile, che hanno partecipato la settimana scorsa ai campionati italiani individuali. Abbiamo qua i finalisti del singolare maschile Ciavarella e Minichini. Abbiamo la
vincitrice del singolare femminile Federica Orgesi, e in più voglio aggiungere tra gli altri tutti i nostri giovani atleti, cui Piraino, Iaquinto, Mineo, Abbagnato, Ferrara e Pedone, che quest'anno si schiereranno in assi di partenza anche con delle, speriamo, buone possibilità di ben figurare. Questo è un altro motivo di orgoglio, perché vuol dire che sui nostri campi nel torneo junior sono passati e passeranno anche in futuro sicuramente degli atleti che poi ritroveremo anche a livelli più alti. Non a caso la federazione ha anche dato delle wild card a due ragazze under 14 che hanno anche loro figurato benissimo nei campionati della scorsa settimana, Teodosesco e Paganetti. Questo sempre in linea con l'idea e l'intenzione di far fare esperienza anche a giovani atleti e atlete, perché comunque questo costituisce un vero e proprio trampolino di lancio nella speranza che poi possano compiere un percorso come è successo con Cocciaretto e Sinner di altissimo livello. Anche quest'anno abbiamo la possibilità di giocare un torneo così importante nel nostro circolo e spero di andare molto bene quest'anno. C'è un sacco di gente, sono felicissima di questo perché è un torneo internazionale dopo il coronavirus ed è bellissimo ritornare a vivere le stesse emozioni di prima. Ho vinto un torneo open a Reggio Calabria, è stata una bella esperienza, spero di andare avanti così. È stata una partita, cioè avevo abbastanza tensione all'inizio perché so di essere al mio circolo e di essere adesso il numero uno, però poi dopo i primi game diciamo che mi sono sbloccata e ho giocato meglio. I prossimi turni saranno molto dura e sono pronta ad affrontarle. La federazione mi ha dato questa opportunità di giocare questi due 15.000 e ho avuto l'opportunità di giocare con avversari molto forti e ovviamente con più esperienza e ho imparato molto da queste due settimane. Se, diciamo, se si riniziano gli ITF è quello di prendere più punti possibile per arrivare allo slam. E questo quindi il servizio sull'ITF Città di Palermo, in chiusura una notizia che non avevamo dato sul Palermo Calcio, relativa a Massimiliano Doda, che si è sottoposto oggi presso il Policlinico di Palermo dal consulente del club rosanero prof. Piero Cimino ad un esame di risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione alla regione miotendinea del bicipite femorale sinistro del calciatore, che proseguirà il percorso fisioterapeutico già iniziato, si sottoporrà ad una nuova indagine strumentale la prossima settimana. Sicuramente per lui uno stop ci sarà di diverse settimane, vedremo per quanto dovrà stare fermo e se il Palermo dovrà entrare sul mercato anche per un terzino destro. Intanto si chiude così la nostra puntata di Fiorugio Rosanero Estate delle ore 18, l'appuntamento è per domani mattina alle ore 10 in compagnia di Francesco Cammuca per la consueta rassegna stampa ricchissima di tanti temi. Da Giovanni Mazzola una buona serata.